L'indicatore delle difficoltà economiche in cui versa una larga fetta della popolazione anche a nord-est arriva da un'iniziativa rinnovata per l'ottavo anno consecutivo dal gruppo trevigiano di forniture elettrica e gas Ascotrei delle società del gruppo Ascopiave con le organizzazioni sindacali più rappresentative del Veneto per garantire uno sconto in bolletta a chi ha difficoltà economiche. 1.200.000 euro la cifra stanziata a favore quest'anno anche di chi ha un ISEE fino a 25.000 euro. Fino a un ISEE di 15.000 euro competeranno 15 centesimi, quindi il 50% in più, mentre per i restanti dai 15 ai 25 andranno 8 centesimi, il che vuol dire praticamente un 20 euro in meno rispetto al contributo che si dava agli altri anni. Per noi è un impegno che rimane costante per il territorio, per le famiglie che purtroppo continuano ad avere grossi problemi, lo riscontriamo anche dagli insoluti e da quant'altro, e quindi pensiamo che con questa operazione, che ripeto e ribadisco è l'unica società in Italia che fa questo, perché società molto più grosse di noi arrivano a poche decine di migliaia di euro. Noi stanziamo 1.200.000, non mi sembra poco. Abbiamo avuto un incremento del 62% dal 2015 al 2016 di richiesta di rateizzazione. Devo dire che grazie a Dio sul tema insoluti siamo presi molto bene, quindi la situazione creditizia del gruppo Ascopiave, di Ascotrade è molto solida. E c'è però questo allarme rispetto alla richiesta di rateizzazione. Agevolazioni che possono essere richieste anche da chi ha già usufruito del bonus gas introdotto dal governo. Alleggerire la bolletta aiuta concretamente migliaia di famiglie. Nel 2016 sono giunte quasi 9.000 richieste, privati ma anche piccoli artigiani, commercianti, agricoltori, e quest'anno probabilmente il numero aumenterà ancora. I dati parlano di oltre 10.000 famiglie venete che riescono ad avere lo sconto e quindi famiglie che hanno un ISEE inferiore a 25.000 euro. L'anno scorso è stata allargata la platea perché si è alzato il limite dai 20.000 di ISEE ai 25.000, e quindi è normale che si sia allargato ulteriormente le persone che si rivolgono alle nostre sedi per avere la scontistica. Ci aspettiamo il prossimo anno, anche perché abbiamo firmato a febbraio, che in qualche modo i numeri aumentino ancora per riuscire a fare aderire anche le persone che non conoscono l'esistenza di questo accordo, che è fondamentale perché hanno bisogno ma non hanno la risposta. Incrociare quel bisogno e quella risposta permette in qualche modo di dare sollievo alla loro situazione. Il successo di questo tipo di accordo manifesta indirettamente anche la drammaticità di una situazione di crisi che continua a permanere nel tempo, anzi si estende, e quindi sotto questo profilo rappresenta un sostegno importantissimo per situazioni di grande difficoltà. L'accesso c'è perché noi per esempio come CAF Will abbiamo già tutti gli appuntamenti fino a giugno con cadenza di mezz'ora. È stato detto che viene data ormai un po' per scontata, la gente se l'aspetta che ci sia la possibilità di aderire. Giustamente sì, e purtroppo sì, perché finché la gente si aspetta questo significa che c'è una situazione di disagio che viva la gente. Siamo 8 associazioni in pratica dell'artigianato, tra artigiani, commercianti e coltivatori diretti, e anche noi grazie alla Ascotrade dall'anno scorso siamo entrati a far parte di questa grande famiglia, perché purtroppo, che se ne dica, anche in questo campo del lavoro autonomo ci sono moltissime famiglie in difficoltà, perché purtroppo la crisi sta perdurando ormai da troppi anni, e quindi grazie alla Ascotrade ci hanno accolto ben volentieri l'anno scorso. Siamo all'inizio, sono circa 100 famiglie che hanno chiesto lo sconto sul metano. Probabilmente, purtroppo, credo, adesso che è stato aumentato l'ISEE grazie anche all'insistenza nostra e dei sindacati, che da 15-20.000 è stata portata a 25.000 euro, e quindi purtroppo qualche persona in più l'avremo senz'altro quest'anno. Un'iniziativa che testimonia come a volte il privato riesca a trovare il modo di fare economie di scala a vantaggio di una maggiore competitività per tutti. Passiamo sul libero mercato, perché le società sulla quota parte di quel 40% possono incidere attraverso gli sconti.